Allora, questo che state vedendo a destra da questa signora è il primo modo di fare i cavatelli, quello di fare quei tubicini o cingoli, come li volete chiamare, che poi vengono tagliati per fare questa specie di gnocchetti e vengono cavati, si dice, con la punta delle dita, trascinandoli, e così come vedrete adesso. Questo è il modo in cui lo faceva anche mia madre, solo che mia madre usava fare un cingolo grande che poi divideva in pezzettini, tutti i pezzettini faceva piccoli cingoli, piccoli tubicini e poi li tagliuzzava ancora e li cavava. Come potete vedere in questa seconda parte, questo sarebbe il modo pugliese, quello di fare la sfoglia. Alla fine, comunque, o con i tubicini o i cingoletti o con la sfoglia, il fine è sempre quello, che con la punta delle dita, con i polpastrelli, si va a cavare il cavatello. E come vedete, questa signora li fa più grande, quindi non c'è una misura unica del cavatello, ma dipende da ciò che deve accompagnare il cavatello stesso.